Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo insieme la torta Karpatka. È un dolce polacco che deve il suo nome alla sua superficie di pasta choux increspata e ondulata, ricoperta di zucchero a velo, che secondo i polacchi dovrebbe ricordare le montagne carpatiche. Le prime tracce dell'esistenza di questa torta risalgono al 1950, ma bisogna aspettare almeno altri 20 anni perché diventi famosa. Ogni Karpatka sarà unica perché unico è il gesto della mano nello stendere la pasta choux. È davvero semplice da preparare ed è perfetta per i compleanni oppure per cene speciali. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo a scaldare 500 ml di latte tiepido in un pentolino. Nel frattempo, in una ciotola mettiamo 120 g di zucchero semolato e 4 tuorli. Mescoliamo finché non otterremo una crema omogenea. Poi aggiungiamo 2 cucchiai di latte tiepido, lo amalgamiamo per bene e mettiamo un composto di 40 g di amido di mais e 20 g di farina 00. Mescoliamo finché le polveri saranno amalgamate. Quando il latte avrà sfiorato il bollore, potremo aggiungerlo poco alla volta al nostro composto, mescolando continuamente. Trasferiamo il liquido nella pentola e mescoliamo di continuo. Quando sarà addensata, aggiungiamo i semi di una bacca di vaniglia e, continuando a mescolare, cuociamo per altri 2 minuti. Trasferiamo la crema su un piatto largo e basso. Copriamo con pellicola trasparente e lasciamo raffreddare completamente a temperatura ambiente. In un pentolino mettiamo 90 ml di latte intero, 90 ml di acqua naturale, un pizzico di sale, 5 g di zucchero e 75 g di burro di qualità. Mescoliamo di tanto in tanto e lasciamo sul fuoco finché sfiorerà il bollore. A questo punto spegniamo il fuoco e aggiungiamo 105 g di farina 00. Amalgamiamo gli ingredienti mescolando sempre. Poi lo riportiamo sul fuoco basso e cuociamo per 3-4 minuti, mescolando continuamente. Quando si formerà una leggera patina sul fondo della pentola, l'impasto sarà pronto. Quindi lo trasferiamo in una ciotola di vetro e lo stendiamo bene lungo i bordi. Lasciamo raffreddare per 5 minuti. Poi iniziamo ad aggiungere 3 uova. Aggiungiamo l'uovo successivo quando il primo sarà completamente assorbito dall'impasto. Questa sarà la consistenza da raggiungere, che formi il classico triangolo. Livelliamo per bene la choux su tutta la superficie e dividiamo l'impasto in 2 parti uguali. Trasferiamo metà impasto in una teglia da 22 cm con il fondo ricoperto con carta forno e i bordi unti di burro. Ora non dobbiamo livellare l'impasto, ma dobbiamo solamente stenderlo fino a raggiungere i bordi e con la marisa creiamo delle forme casuali. Cuociamo a forno preriscaldato 210 gradi statico per 15 minuti, poi abbassiamo a 180 gradi e cuociamo per altri 20 minuti. Sforniamo e subito tiriamo via l'anello e mettiamo la choux a raffreddare completamente su una graticola. Facciamo lo stesso procedimento anche con l'altra metà di impasto. Ora in una ciotola mettiamo 130 g di burro morbido e lo lavoriamo per pochi secondi. Aggiungiamo poco alla volta la crema pasticcera,
che deve essere fredda, altrimenti il burro si scioglierà. E continuiamo a montare finché la finiremo. Voilà! Ecco la nostra crema pronta! Siamo arrivati al momento dell'assemblaggio. Prendiamo l'anello richiudibile di 22 cm e adagiamo una delle due choux. Aggiungiamo 3 quarti della crema sopra la base e la livelliamo per bene. Prendiamo l'altra choux, la giriamo e riempiamo con la restante crema le cavità formatesi in cottura. Poi la adagiamo dalla parte della crema sulla torta. Copriamo con pellicola trasparente e lasciamo in frigo tutta la notte. Il giorno seguente la tiriamo fuori dal frigo, stacchiamo l'anello e se ce n'è bisogno ci aiutiamo con un coltello. Infine cospargiamo abbondantemente di zucchero a velo vanigliato. E voilà! Ammirate la bellezza e unicità di questa fantastica torta! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa deliziosa torta Carpazzi. Ma prima volevo farvi vedere quanto bella è la stratificazione. Guardate che meraviglia! E adesso la posso addentare. Cosa posso dirvi? È una torta davvero irresistibile, ha una consistenza bella cremosa, perché la pasta choux si è ammorbidita insieme alla crema, poi questa è veramente profumatissima, con un retrogusto di vaniglia davvero straordinario. Infine la pasta choux ha un gusto neutro e si sposa alla perfezione con la crema, creando un'esplosione di gusti in bocca. Insomma, è leggerissima, piacevole e dolce al punto giusto, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.